Ciao ragazze, ho appena messo lo smalto sulle mani e sui piedini. Vi volevo salutare al volo. Sono un po' emozionata, mi riprendo così perché ho l'impacco in testa e vorrei essere ogni tanto in condizioni decenti. E sono un po' emozionata perché stasera c'è l'evento, l'evento Reggio Calabria. Non vedo l'ora, in realtà. Ho appena contattato l'organizzatrice dell'evento e le ho chiesto se può eventualmente contattare anche le altre ragazze. Siamo sette blogger della Calabria. Essere stata scelta fra queste sette per me è veramente un grande onore. Sto guardando il tempo che si sta annuvolando. Sto guardando che si sta annuvolando e un po' mi rode, però vabbè, non importa, sarà bello lo stesso. Non lo so cosa ci faranno, sono emozionata per questo motivo perché non so che cosa ci faranno. Ho saputo che comunque proveremo dei trattamenti nuovi. Ci saranno tutti i titolari di zona, dei punti vendita Compagnia della Bellezza. Non so se lo conoscete questo brand, è praticamente una catena di parrucchieri all'avanguardia, abbastanza all'avanguardia. È uno, tra l'altro, io lo conosco perché a volte sono andata a fare i capelli da loro e mi piace tantissimo. Quindi ci faranno delle novità, dei trattamenti nuovi, rivoluzionari e ovviamente sono contentissima. E poi vabbè, vi metterò le foto su Instagram sicuramente. Quindi il mio Instagram è questo. Vi metterò le foto su Instagram, un po' su Facebook, insomma. Non è col tempo, diciamo. Ma sono dimagrita un botto. Stamattina mi sono pesata e ho perso un altro chilo. Ieri non ho fatto allenamento, stamattina l'ho fatto e adesso piano piano mi sistemo. Adesso mi voglio un po' rilassare perché sono stata molto nervosa in questi giorni, agitata, ho dormito poco. E adesso è il caso veramente di risorgere dalle ceneri. Mi sono appena appunto messa lo smalto, è bellissimo. Tra l'altro, questo è uno smalto di Kiko. Poi eventualmente vi metto il numero quando edito il video. Per cui, ragazze, speriamo che giri finalmente. Quindi siamo positivi, stamattina ricominciamo da me, ricominciamo da quello che ho tra le mani, che è sempre la cosa più giusta. A dopo. Ho appena saputo che ci faranno una piega innovativa. Yeah, che bello! Non vedo l'ora. E adesso niente, sto aspettando di essere introdotta in una chat di gruppo di queste bloggers. Tommy dorme alle mie spalle. Quindi sto aspettando di essere inserita in questa chat di gruppo e niente, comincia l'emozione, sale l'emozione. È bello essere emozionata per queste cose, perché è la genuinità, è la genuinità delle cose belle, anche come la genuinità di me che mi taglio la testa mentre vloggo, cioè chi altro lo fa? Chi altro si taglia la testa? Quindi potrei essere oggi accomunata a due personaggi. Mitologico, uno mitologico e uno storico, quindi l'araba fenicia da una parte e Maria Antonietta dall'altra, perché risorgerò dalle mie ceneri, ma sarò con la testa mozza. Outfit per l'incontro, per l'evento. Ho messo questa camicina qui verde Tiffany che mi piace un sacco, molto carina. Vi faccio vedere anche il di dietro se riesco. Non il sedere, ma il dietro. Il dietro, vedete, è carinissimo. Ha questa apertura che arriva un pochino fino giù. E poi ho messo questa gonna nera, così vedete, e come scarpe ho messo queste neutre, queste qui neutre, così, un po' scomode. Ovviamente ho fatto i capelli così, ho legato i capelli, eccomi qua, ho legato i capelli perché comunque poi ci sistemano loro. Ho fatto un trucco molto semplice, vedete, però purtroppo devo mettere gli occhiali. Perché oggi avevo un pochino di problemini con le lenti a contatto, siccome devo stare fuori tutto il giorno, ho fatto questo look da segretaria sexy. Eccomi qua, sul chilometro più bello d'Italia, come diceva D'Annunzio, come ha detto D'Annunzio. C'è un odore di mare che ti arriva fino alle ossa e c'è anche un traffico della miseria, però. Adesso devo cercare il tapirulan, vediamo se riesco a trovarlo. Devo cercare il tapirulan perché penso che
poi salendo da lì mi trovo di fronte a Zara direttamente. In realtà, ragazze, se mai siete all'ascolto e nel caso in cui voi siate venute, perché avevo detto che ci saremmo incontrate all'Egitto, mi scuso, ma siamo rimasti dentro una coda e dentro un traffico allucinante, anche allucinogeno, perché ho le allucinazioni in questo momento. Comunque, ragazze, va bene. Vi lascio con una ripresa suggestiva, dai. Eccoci qua! Allora, sono venute delle ragazze a salutarmi, carinissime, eccole qua! Eccole, sono contentissima, poverino, stavano aspettando perché io ho trovato code, traffico, non ho saputo parcheggiare bene, quindi mi sono persa praticamente e quindi alla fine sono riuscita a trovarla. Adesso vediamo se arriva qualcun altro, comunque facciamo due chiacchiere e poi io alle 6, quindi tra mezz'ora devo salire a questo evento. Ciao! Allora, adesso andiamo da Kiko, loro sono le altre ragazze, lei è? Domenica! Lei è? Anna! Anna! Stiamo riunendo, stiamo aspettando le altre, nel frattempo andiamo a fare una capatina da Kiko. Mi hanno detto essere vicina, io non lo so se effettivamente lo è, secondo i miei standard e secondo i miei tacchi soprattutto, però mi sto avventurando per Kiko, questo è l'altro. A dopo! Danni, Danni, Danni! Chi è stata? Chi è stata? Eccoci qua, quindi, in prossimità dell'evento, stiamo per andare finalmente a questo evento. Io voglio un riconoscimento e un premio per aver camminato con questi tacchi sul corso di Reggio oggi, ragazze, e sono anche caduta. Io non vi posso mimare la scena, ma credetemi sulla parola, veramente una figura di merda come poche. Adesso andiamo a mangiare qualcosa, perché anche se all'evento comunque abbiamo mangiato, ci hanno offerto delle cose, è stato molto carino come evento, sono stata veramente benissimo, ci hanno spiegato un sacco di trattamenti nuovi per i capelli, ce li hanno fatti, ci hanno fatto i trattamenti, i massaggi, insomma molto 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 carino come idea, come tutto. E adesso non lo so se andiamo a mangiare insieme qualcosina o andiamo direttamente a casa, non ne ho idea, vediamo. Va bene, se non cado anche adesso e se la videocamera mette a fuoco, vi volevo far vedere un po' com'è il lungomare di Reggio, molto bello, per chi non lo conoscesse mai o non l'avesse mai visto. Bello, sempre bello il lungomare di Reggio, davvero, è sempre un'emozione camminare qui. Poi stasera c'è anche un bel freschetto, quindi vi saluto così, con queste immagini. Vi mando un grande bacio e ragazze di Reggio, fatevi sentire nei commenti. Ciao! Grazie alle ragazze che sono venute a salutarmi. Grazie, grazie, grazie. Vi voglio bene. Ciao!